Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, unitamente allo Statuto di Roma Capitale, adempiendo ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il bene pubblico, e di impegnarmi nella cura degli interessi e nella promozione dello sviluppo dell'intera comunità cittadina. Grazie. Onorevoli consigliere e consiglieri, permettetemi innanzitutto di rivolgere un sincero ringraziamento e il mio primo saluto a tutti i cittadini qui presenti, a chi ci segue in streaming in questo momento e ai romani tutti. Questa è la prima riunione dell'Assemblea Capitolina che, dopo 8 mesi di commissariamento, segna finalmente l'apertura di una nuova era e quindi di un nuovo percorso condiviso e democratico che mancava alla nostra città. Dopo 8 lunghi mesi, Roma torna ad avere un sindaco eletto democraticamente dai propri cittadini ed è soprattutto questa la vittoria di cui dobbiamo innanzitutto ritenerci orgogliosi, aver ripristinato la democrazia in una città dove questa era venuta a mancare. Vogliamo iniziare da subito a dare un primo segno tangibile. A partire dall'ultima domenica di questo mese le porte del Campidoglio saranno aperte alle visite dei cittadini che vorranno conoscere da vicino i luoghi delle loro e delle nostre istituzioni. Sono contenta che vi piaccia l'iniziativa. Vi ricordo che le sedute dell'Assemblea Capitolina sono pubbliche, sempre, come anche le sedute delle commissioni, e i cittadini sono sempre invitati a partecipare. Questa deve tornare ad essere casa loro, la casa di tutti i romani. Le sedute dell'Assemblea Capitolina saranno trasmesse in streaming e stiamo lavorando per trasmettere anche quelle delle commissioni. Questa vicinanza serve per recuperare quel rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni che manca da troppo tempo e che deve tornare a costituire la base per la costruzione di una solida unità di intenti e della conseguente azione politico-amministrativa da parte dei consiglieri liberamente eletti dalla comunità romana. Il mio sincero ringraziamento e le mie congratulazioni vanno alle consigliere e ai consiglieri eletti e anche a coloro che non ce l'hanno fatta, investendo comunque il proprio impegno e le proprie energie, mettendo in gioco le proprie idee, la propria forza e il proprio coraggio. A voi e a tutti loro riservo il mio augurio di buon lavoro e un grande in bocca al lupo per il futuro. È un onore essere qui in quest'Aula, è un onore essere qui in rappresentanza di tutti i cittadini romani, anche di coloro che non mi hanno scelta, perché io sarò il sindaco di tutti. Permettetemi inoltre di dire che sono orgogliosa di essere la prima sindaco donna della città di Roma, e anche questo non possiamo non considerarlo un risultato straordinario. Orgogliosa peraltro che avvenga proprio in un momento nel quale le pari opportunità appaiono una chimera. Proprio per questo motivo, riprendendo una battaglia avviata nella scorsa consiliatura, mi auguro che quest'Aula sarà in grado di trasformare quanto prima l'oramai anacronistica Commissione delle Elette in Commissioni delle Pari Opportunità, dando la possibilità anche agli uomini di partecipare e contribuire allo sviluppo di un tema che appartiene a ciascuno di noi. Sarà onere e dovere della mia amministrazione confermare la fiducia che la maggioranza dei cittadini ha riposto nel nostro progetto di governo, un progetto fondato sull'idea di una città nuova, finalmente in grado di poter camminare sulle proprie gambe e di rivolgere uno sguardo al futuro,
dopo le tristi e gravissime vicende che hanno macchiato l'immagine del Campidoglio e anche quella di moltissimi dipendenti pubblici onesti che lavorano duramente ogni giorno per il bene della nostra città. E qui voglio rivolgere un messaggio anche a loro. Voglio dire che servirà uno sforzo comune, che servirà costanza e determinazione, che servirà la voglia di ripartire e che questa voglia dovremo sentirla tutti insieme, perché solo insieme saremo in grado di fare la differenza. In questo senso ci tengo a sottolineare la mia precisa volontà di tenere per me le deleghe sul personale. Ed è stato per me importante partecipare martedì alla riunione indetta dai sindacati per presentarmi e ribadire la mia vicinanza alle molteplici questioni che coinvolgono i nostri dipendenti capitolini. Saremo sempre aperti al confronto e, lo ribadisco in questa sede, il confronto si rivolgerà sempre ai lavoratori tutti. Il 27 settembre 1979, in questa stessa aula, l'ormai scomparso sindaco Luigi Petroselli, nel suo discorso di insediamento, rievocava con forza il principio e il sentimento dell'umiltà, raccogliendo l'eredità di un altro gigante della storia capitolina, Giulio Carlo Argan, in segno del rispetto verso il suo alto e ineguagliabile rigore intellettuale e morale. Noi dobbiamo oggi avvicinarci all'importante compito che ci attende con senso del dovere e con umiltà, nella piena consapevolezza che ricostruire una città in macerie come quella che abbiamo trovato non sarà facile, ma ce la possiamo e ce la dobbiamo fare. Il Movimento 5 Stelle vuole raggiungere fortemente questo obiettivo. In questo senso mi auguro che da parte delle stesse opposizioni vi sia un approccio leale e franco al dialogo. Mi auguro che la consapevolezza della sfida che abbiamo di fronte sia anche la loro stessa consapevolezza. Noi per primi abbiamo il dovere e l'onore di dare il buon esempio. E non basterà fare, ma bisognerà fare bene. Ho appena giurato su una Costituzione bellissima, scritta per noi dopo, alla fine di uno dei periodi più bui della nostra storia. Ho giurato sullo Statuto di Roma Capitale, con profonda convinzione di volerne la piena attuazione. E presento oggi, 7 luglio 2016, come preannunciato, il primo giorno della mia consigliatura, la Giunta. Restando dunque perfettamente coerente con quanto affermato circa 10 giorni fa, senza alcun ritardo, ma con la necessità di avvalermi di tutto il tempo consentitomi dalla legge, per chiamare in giunta persone competenti e di livello, perché è questo che merita Roma. Tengo inoltre a precisare che prima della costituzione della Giunta i regolamenti mi consentivano di nominare solo il capo di gabinetto ed il vice capo di gabinetto. In quest'ottica mi sono avvalsa per questi giorni di persone che mi hanno aiutato a lavorare immediatamente a molti dei problemi di Roma, che, come è noto a tutti, non attendono i tempi istituzionali. Oggi stesso abbiamo ricevuto una delegazione di educatori dei nidi in concessione preoccupati per il loro futuro, rassicurandoli sulla base delle informazioni ricevute dagli uffici. Permettetemi dunque di presentarvi la mia squadra di governo. Daniele Frongia, vice sindaco e assessore alla qualità della vita, all'accessibilità, allo sport e alle politiche giovanili. Funzionario Istat, insegna in diverse università ed è stato nella precedente consigliatura commissario allo sport, promotore del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e presidente della commissione per la riduzione degli sprechi.
Marcello Minenna, assessore al bilancio, risorse economiche e patrimonio e titolare dell'assessorato di scopo per la riorganizzazione delle partecipate. Dirigente responsabile dell'ufficio analisi quantitative della Consob e docente di finanza matematica alla London Graduate School of Mathematical Finance e all'Università Bocconi di Milano. Già membro della segreteria tecnica del commissario straordinario di Roma Capitale, ha collaborato come consulente tecnico con diverse autorità giudiziarie ed ha insegnato finanza quantitativa nelle principali piazze finanziarie internazionali. Grazie. Paola Muraro, assessore alla sostenibilità ambientale, esperta ambientale. Esperta ambientale, ha conseguito numerosi attestati nel settore della disciplina e gestione dei rifiuti solidi. È presidente dell'Associazione Tecnici Italiani per l'Ambiente ATIA ISWA, la cui finalità è promuovere e favorire lo sviluppo di una gestione dei rifiuti sostenibile. Da più di 20 anni lavora per enti pubblici, società pubbliche e private che operano nel campo del recupero e del trattamento dei rifiuti organici. È stata consulente dell'AMA, divenendo quindi uno dei massimi esperti nella gestione del ciclo dei rifiuti della capitale. Linda Meleo, assessore alla città in movimento, docente di economia industriale ed esperta in temi legati all'analisi economica della regolazione, ai trasporti, alle public utilities, all'energia e all'ambiente, anche ricercatrice applicata presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e membro del gruppo di ricerche industriali e finanziarie GRIF Fabio Gobbo della LUIS Guido Carli. Laura Baldassarre, assessore ai diritti alla persona, alla scuola e alle comunità solidali, esperta di diritti umani, in particolare dell'infanzia e dell'adolescenza. Dal 1992 all'UNICEF Italia è stata responsabile dell'advocacy istituzionale, ha partecipato ai lavori di organismi internazionali ed europei come il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e il Consiglio d'Europa. È stata coordinatrice dell'area diritti dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Paolo Berdini, assessore all'urbanistica e alle infrastrutture, ingegnere, è stato segretario. È stato segretario generale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica dal 1990 al 1992, membro di Italia Nostra e del Comitato per la Bellezza Antonio Cederna. È tra i più profondi conoscitori dell'urbanistica romana. Ha pubblicato numerosi testi in materia, tra cui Il Giubileo senza città. Luca Bergamo, assessore alla crescita culturale. Negli ultimi 4 anni è stato il segretario generale di Culture Action Europe, la più autorevole rappresentanza del settore culturale e museale in Europa. Tra il 1996 e il 2004 ha influenzato la vita culturale di Roma creando e dirigendo tante iniziative, tra cui Enzimi e la Biennale dei Giovani Artisti. Flavia Marzano, assessore a Roma Semplice.
Da più di 25 anni opera per l'innovazione della pubblica amministrazione, docente in tecnologie per la pubblica amministrazione presso le Università di Bologna, Torino, Roma, Sapienza e Lean Campus University, dove ha ideato e dirige il Master Smart Public Administration. L'attività degli ultimi 10 anni si è svolta principalmente nei seguenti ambiti: Open Government, Smart City, Agenda Digitale, Trasparenza, Partecipazione, Open Source, Open Data, Cittadinanza Attiva, Divario Digitale e di Genere. Adriano Meloni. Ha creato il sito Expedia Italia, è esperto di e-commerce, si occupa del settore del turismo e ci aiuterà a ricostituire, a dare nuovo impulso a un settore che a Roma è stato per troppo tempo dimenticato: lo sviluppo economico, il turismo e il lavoro. Nessuno di loro è un politico, ma sono tutti cittadini che hanno deciso di mettere la loro competenza al servizio di questa bellissima città e di noi tutti. Questo è un monito. Ricordiamoci sempre da dove siamo partiti. Siamo cittadini e tra i cittadini dobbiamo rimanere, girando per la città, parlando ai romani, riavvicinando finalmente la politica alle persone. Grazie.